Allora, Samantha, sostanzialmente sulle potenzialità visive, estetiche e narrative dell'immaginario popolare e rurale, proprio quella dell'immaginario ormai dissolto e disperso, che ha origine dalla tradizione orale e dal mito, dalle credenze e dalle superstizioni, ultime testimoni di un universo magico e arcaico. Partendo dallo studio dell'osservazione degli archi della memoria della sua terra, le Marche, Samantha forza screditativa, ricostruisce manufatti, simula pratiche rituali, riproduce usanze e cerimonie, da un lato restituendo sostanza, materia alla sorgenza del mito orale, dall'altro riattivando simbolicamente, grazie da una parte alla messa in scena, ma anche a un nuovo spazio narrativo in cui le coniuga. Uno spazio che io credo sia vitale, evocativo e metaforico. Prego. Allora, Seclum è il titolo della mia tesi ed è un termine coniato dai romani per indicare il limite entro cui l'ultimo testimone di un ricordo specifico, membro di una generazione, muore. Da questo concetto sono partita e mi sono posta due domande. Che cos'è la memoria e di chi è la memoria? Secondo Maurice Albers, la memoria si può dividere in tre macro-aree: la memoria individuale, la memoria collettiva e la memoria sociale. La memoria individuale è quella che appartiene a ognuno di noi. Come dice Maurice, non siamo mai soli, ma apparteniamo sempre all'almeno un gruppo. Ricordiamo attraverso il gruppo e i racconti degli altri. Possiamo quindi dire che la memoria è una si modella su una moltitudine di memorie collettive. Tali memorie collettive si riferiscono ognuna di esse ad un gruppo, il quale riepiloga tutte le tradizioni e i valori che creano l'identità del gruppo. Infine, la memoria sociale racchiude tutte queste memorie collettive che hanno un determinato ambiente, quale potrebbe essere un paese o una nazione. Bisogna però dire che con lo scorrere del tempo anche i riti più radicati e le tradizioni più partecipative si svuotano di senso, man mano che i membri dei gruppi scompaiono. Quindi la memoria sociale è destinata a sciogliersi e lasciare il posto alla storia. Jean Hassman appunto parla di memoria culturale, un ultimo elemento che è utile in questa struttura. Si riferisce a tutti quegli elementi durevoli, di un supporto durevole, come immagini, archivi, biblioteche e quant'altro. Questo perché la memoria culturale è il potere del passato che si esercita nel presente tramite dei dettagli simbolici. Jean Vansina parla di decoding gap per quello che può essere una lacuna dei racconti in cui ci battiamo nello scorrere del tempo in un processo del ricordo, ovvero quel tempo che scorre dal tempo di origine del ricordo al passato prossimo. Secondo me Agamben parla molto bene di questa lacuna nel fuoco del racconto e vi vado a leggere una citazione. L'umanità nel corso della sua storia si allontana sempre più dalla sorgente, del mistero, e smarisce a poco il ricordo di quel che la tradizione ricorda, di quello che la tradizione le aveva insegnato sul fuoco, sul luogo e la forma. Ma in tutto ciò gli uomini possono ancora raccontare la storia, ciò che resta del mistero è la letteratura, e questo come anche rabbino può bastare. Mi sono posta allora altre domande. Ci si può appagare di un racconto senza più il fuoco? Che cosa accadrà nell'evento quando scompariranno i suoi testimoni? Agamben ci mette in allerta che usiamo una lingua senza conoscerla, ovvero non compiamo nessuna riflessione sul mezzo. E allora a questo punto mi sono domandata cosa succederà quando ci troveremo con un archivio di storie, di testimoni che non ci sono più, quindi non possiamo più verificare l'origine di queste informazioni. Sicuramente da quando siamo passati da una società senza scrittura a una società con scrittura ci sono stati notevoli cambiamenti. Tranquilla. Ok. La narrazione prima si tramandava tramite narrazioni, ovvero tradizioni orali tramandate da padre e figlio. Quando è avvenuto l'avvento della scrittura, i documenti sono diventati scritti. Questo ha permesso la nascita della storia e di ricordare nel miglior modo le informazioni. Possiamo dire quindi che è iniziata una proliferazione di documenti e ora nella società odierna possiamo parlare di proliferazione delle immagini. Quindi possiamo dire che la memoria non si basa più su narrazioni, ma su immagini. E quindi mi sono posta un'ulteriore domanda. Quanto è davvero affidabile la fotografia come trasmissione di informazioni di memoria? Didi Huberman dice di immaginare, ma migliora di tutto. Non bisogna chiederne troppo né troppo poco un'immagine. Se chiediamo troppo, ovvero la verità assoluta, ne rimarremo delusi, perché un'immagine è soltanto un lembo, un fotogramma di una realtà. Se chiediamo troppo poco, finiremo nel simulacro, ovvero non ci lasceremo raccontare quello che può. Infine, possiamo dire quindi che la memoria è un dono ambivalente, ci aiuta a ricordare, ma è anche una maledizione. Secondo Corricu è necessario l'oblio.
Come prima istanza l'odio viene visto come minaccia nei confronti della memoria, ma secondo Corpo è necessario, perché se ricordassimo tutto veniremmo come il personaggio dei racconti di Borges, Funes, che ne ricordando tutto ne ricordava nulla. Quindi occorre un oblio di riserva, secondo Rico, ovvero non, posso dire, non lascia non la cancellazione delle tracce, ma una latenza che permette di ricordare attraverso l'esperienza sensoriale del riconoscimento, un po' come la Madeleine di Proust che gli ricorda l'infanzia. In conclusione, quindi possiamo dire che ritrovare vuol dire riconoscere ciò che una volta si era preso. E quindi arriva il mio progetto. Ho voluto aprire una scatola della memoria della mia regione, le Marche, che ha oggi i mezzadrilli. Come ben sappiamo, il mondo mezzadrille non esiste più, soprattutto dopo la legge del 1964 che aboliva i contratti mezzadrilli. Come prima cosa ho fatto una ricerca di testi, testimoni, archivi e musei che avessero raccolto le memorie del mondo contadino. Da questi ne ho dedotto 7 riti, i quali secondo me potrebbero raccontare questo immaginario. I 7 riti si possono suddividere in 2 categorie. La prima riguarda delle rivocazioni, ovvero mi sono rimessa in gioco e li ho riprodotti e questo ha portato alla creazione di manufatti. La seconda è legata più alle qualità che possono essere più gestuali, quasi non ricercarlo. Quello che ho potuto notare appunto, che è un po' il discorso di tutta la mia tesi teorica, che questi riti stanno scomparendo con i testimoni. Purtroppo sono tradizioni orali, scaramanzie che stanno morendo con i testimoni. O comunque le informazioni cominciano ad essere difficili da reperire e anche da verificare. Questi 7 riti vengono poi accompagnati da un corpus di immagini che ha l'intento di creare una narrazione, quasi una fiction, in quanto ho reinterpretato attraverso il mio immaginario questo mondo. Questo perché facendo delle ricerche sul folklore mi è stato subito chiaro che, essendo tradizioni orali, non c'è un'origine pura che possa ripetersi nel tempo identica, ma anche quando nel 1800 hanno cominciato a ritrascrivere queste tradizioni, come ad esempio le fiabe dei fratelli Grimm, essi hanno fatto una loro interpretazione dei racconti delle signore contadine in modo letterario, quindi diciamo che ricordiamo tramite un'interpretazione. Molto spesso diciamo che il passato modella il presente, ma in realtà è il presente che modella il passato a seconda delle proprie esigenze. Quindi arriviamo appunto a un indice visivo che si trova alla fine del libro progettuale, dove ho riportato alcune immagini di altri riti minori rispetto ai 7 principali, che però aiutano a comprendere meglio questo mondo. Ho voluto fare questo perché Susa Sontag diceva che finché c'è il testimone o qualcuno ha avuto un contatto con il testimone, le immagini sono di facile lettura, la persona capisce cos'è successo l'evento perché lo riconosce. Nel momento in cui vengono a meno questi testimoni o le persone che hanno avuto un contatto con chi ha vissuto l'evento, occorrerà la didascalia. Ed è quello che ho voluto fare, riportando delle didascalie su queste immagini. In fondo si trova pure un corpus testuale dove ho riportato tutte le mie ricerche dei 7 riti sotto forma di un quaderno di appunti e sono state inserite anche quelle immagini d'archivio donatemi dalla fondazione. E quindi l'ultimo punto della mia tesi, la mia ultima azione, è stata sull'archivio. Questo perché, secondo Franco Vaccari, l'immagine ha molti significati. E più il nostro sguardo si allena, più si acuisce e più diventiamo voyeuristici verso l'immagine. Ed è quello che ho voluto fare. Ho preso alcune immagini d'archivio e con un sguardo voyeuristico ho puntato una torcia su alcuni dettagli. Dettagli dove si poneva appunto il mio sguardo, divenuto consapevole attraverso le informazioni. Ma questa è semplicemente una mia interpretazione dei fatti. E ora vi lascio un video della mia tesi.
Sì. E così che tu sul piano. Sì. Non ho particolari domande, dunque qui è un po' per aiutarci. Faccio una domanda, insomma, anche per stimolare un argomento che può chiarire ancora di più il... Cioè, allora, abbiamo un corpo di immagini di archive, no? Dove lei simula, anzi, prima ha utilizzato un termine interessante, ma lo correggo molto più, trascrive dei riti, no? Gli riprende i fasuoli trascrivendo con una partitura, però ha creato un terreno narrativo molto più ampio dove usa la fotografia diretta, l'archivio, quindi è molto sapiente, io credo, no? Perché poi non li vedi neanche più così emergere, no? Staccati, è un tutt'uno, no? Qui c'è anche un tra il tempo e spazio, secondo me questa è una cosa molto importante. Cioè, ce li spieghi un pochino meglio questi, queste possibilità linguistiche o i mondi che hai utilizzato, secondo me è... Sì, diciamo che sicuramente, appunto, come spiegavo, sono sette riti, quelli che riportano un manufatto vengono riportati come degli stilati ambientati, ma neanche in realtà troppo, li ho cercati di ambientare il più possibile basandomi anche su la storia, il fatto stesso, come ad esempio potrebbe essere, per un esempio, il telaio, la brazzina telaio di una leggenda sulla Sibilla ambientata nei boschi, quindi ho messo questo lavoro fatto a telaio su delle rocce. Il mio intento era appunto di creare un qualcosa che fosse molto legato, molto narrativo. Anche le singole immagini, per la scelta dei soggetti, ho cercato il più possibile di cercare informazioni, anche per questo c'è un indice visivo alla fine, perché le immagini magari sono prese da un detto o da dei piccoli gesti scaramantici che si fanno. Una cosa che magari mi sono potuto spiegare un po' meglio, che sicuramente erano gli still life, ci sono degli still life a sfondo grigio, è uno per ogni rito, e sono dei simboli scaramantici. Il piatto rotto era di buon auspicio, i chiodi erano chiodo schiacciacchiodo contro il malocchio, il santo che protegge gli animali, sono tutte cose legate, che sono delle ritualità minori ma che accompagnavano la vita quotidiana. Quello che ho cercato di fare nella scelta è stato sia metterci un po' di scaramanzia, quindi quello che era legato un po' alle credenze delle persone, sia un po' anche di vissuto, come ad esempio le case di terra, era una realtà, molte persone, soprattutto nel sud delle Marche, vivevano in case di terra perché erano estremamente povere e loro quasi si vergognavano di questo. Sì, esatto, quindi sono fatte di terra, quasi una malta e paglia. Oppure i fiori di carta, nelle famiglie ancora più povere, quando c'erano delle festività, delle celebrazioni, si mettevano la sera, era un momento di aggregazione tra famiglie per poter... Tu pensi alla solennità del giorno del giro, no? Quella che passa, no? Certo. Anche dalle varie parrocchie, eccetera, ci sono proprio, io vedo in Lombardia, che è ancora un piccolo paesino, ci sono delle serate dove tutto il quartiere si riunisce, dove c'è chi insegna a fare il fiori di carta ai ragazzini, i ragazzi, ci sono magari i più grandi che cercano da vestire in Irlanda, cioè è ancora legato molto alla nostra tradizione. Sì, poi io ho avuto la fortuna di avere una testimonianza diretta di una signora, infatti anche la parte testuale è proprio la trascrizione di quello che ha detto la signora, perché come spiegavo molti riti stanno scomparendo. Della Sibilla esistono varie interpretazioni, ognuno ha la sua versione, pian piano ci spostiamo nella regione, ognuno ha la sua variante, ho cercato di creare un insieme di queste varie possibilità, questi erano un po' i miei intenti. Mi pare che ci sia anche un certo grado di figurabilità nelle tue immagini, nel senso che non c'erano tante testimonianze, no? Quindi hanno tutto inventato, no? C'è una forma, no? Un'azione, una fine di un'azione, un intermezzo di un'azione, cioè comunque si sta perdendo. Poi mi hanno colpito molto quelle immagini che mi hanno riportato un po' nelle campagne, un po' diciamo in quel modo dove da bambino crescevi, la mano con le ciliegie, che secondo me è uno dei gesti o dei ricordi dove i bambini si andava a prendere le ciliegie in campagna, eccetera. E ripeto, la croce, quella sul grano, questa immagine dove ho letto un saggio scritto
non si va ad approfondire una cosa di questo genere. Infatti anche quando citavo Agamben era per questo, che rimaniamo senza, cioè abbiamo un racconto ma non abbiamo più la testimonianza, stiamo perdendo anche il significato. Per questo anche ho voluto aggiungere un indice visivo alla fine, dove effettivamente le immagini erano fatte da dei, per esempio le ciliegie, era il detto di giugno, un pugno di ciliegie e una falce in mano, che è un detto popolare. Io ricordo, mia nonna non conosceva assolutamente il latino, se non quello ascoltato, ripetuto, ma non studiato in chiesa. Lei diceva una formula quando faceva il pane, che non era assolutamente latino, per qualche suono, ma quella formula si tramandava dalla sua nonna e si è tramandata nel tempo. Esatto. Io la ricordo come una gestualità, come un momento proprio sacrale, no? Che andava in qualche maniera a creare un qualcosa di unico, che tu sei riuscita poi a, visto che era del pane, che era sì, una foto, sei riuscita a farlo ritrovare nelle tue immagini. Quindi adesso ci dovresti lasciare da soli e decidiamo come continuare. Tra 5 minuti ti richiamiamo. 5 anche di meno, stai intorno. Dico aspettami che poi ho anche la mia copia. Detto fatto.